Matera, la città che capovolse il proprio destino, da infamia e vergogna d'Italia, secondo Togliatti e De Gasperi, a capitale europea della cultura. Matera non ha tanti capolavori, Matera è un capolavoro in comproprietà tra natura e mano d'uomo. Ma c'è un paradosso poco noto alla radice di questo portentoso riscatto cittadino. Un furto gravissimo, poco più di mezzo secolo fa, in quelle che oggi sono le inimitabili gioie storico-artistiche di Matera, in quelle chiese rupestri che fanno del materano la Cappadocia d'Italia. Ricostruiamo quella storia con un protagonista di allora, avvocato De Ruggeri. Che cosa accadde qui il 21 aprile 1962? Beh, accadde un fatto incredibile. Io accompagnai qui alcune persone, tra cui il pretore dell'epoca di Matera, che voleva visitare questi luoghi affascinanti e anche ricchi di storia, che noi stavamo catalogando per capire come la nostra associazione si chiamava La Scaletta, per capire chi fossimo, se eravamo i figli della storia, come qualcuno in un orecchio ci diceva, o i figli della miseria, come tutti sostenevano. E quindi facendo questa operazione, questa cavalcata nel nostro territorio, eravamo cacciatori di grotte, incominciamo a capire che qui c'era questo patrimonio straordinario. E noi in quell'epoca avevamo la fortuna di coniugare natura, cultura e avventura. E l'avventura era la scoperta di queste grotte. Io avevo detto al pretore che qui c'era una chiriotissa in trono del 1200 che era terribile, forte, bizantina. E lui fu colpito da questa curiosità. Arrivammo qui dentro la mattina verso le 11:30 e io mostrai al pretore, ecco la Madonna. Ma io non vedo nulla. Come? È lì. Guardai e al posto della Madonna c'era un muro raschiato e l'immagine sparita. Fummo atterriti, avviliti, sconvolti, però non ci perdemmo d'animo. Facemmo un'operazione subito di ricognizione e trovammo alcuni elementi indiziari, come si dice, cicche di sigaretta e fiammiferi tedeschi. Allora qui già c'è qualcuno. Un'indagine volante nella zona. Intervistai un mandriano che conoscevo, il quale mi disse: sì, sono stati dei tedeschi, degli stranieri con una macchina rossa. Quando sono andato, sono trovato e hai visto tagliata le teste Alessandro. A questo punto rientrammo sconsolati a Matera. E io feci la denuncia ai carabinieri. Però cominciamo le indagini sulla città a caccia di questa, non delle grotte, ma della macchina rossa. E un nostro ragazzo di 14 anni ci disse: io ho visto una macchina rossa in via Roma, vicino all'albergo Roma. Andammo all'albergo Roma e il proprietario disse: sì, ci sono stati dei stranieri, anzi, mi hanno sporcato l'albergo con terra. Come si chiamano? Andai sul registro e individuai i nomi e portai i nomi ai carabinieri. Però noi facemmo la ricognizione e trovammo che c'erano state asportazioni di altri affreschi in altre chiese, come Santa Maria della Valle, Santa Maria degli Angeli, e quindi integrammo la denuncia. Tutto fu confezionato con un'indagine che venne alla Polizia Speciale, i carabinieri del gruppo speciale di Bari. Facemmo l'indagine investigativa e anche i rilievi fotografici di tutte le immagini rubate e di quelle originali che solo noi avevamo come circolo e affidammo tutto all'indagine della polizia e dell'Interpol. In 50 giorni l'Interpol fece un'incursione a Fulda nella casa di questo professore tedesco e trovò lì quasi 17 frammenti di affreschi. Cioè in 50 giorni l'operazione fu compiuta e in 90 giorni gli affreschi tornarono a Matera. Quanti ne mancavano e quanti ne tornarono? Ne tornarono 17 su 24. L'ultimo, il 18esimo, è stato recuperato un paio di anni fa attraverso un'altra operazione casuale.
Il ladro fu individuato nella persona di Rudolf Kubesch, tedesco. Chi era? Era un professore di archeologia cristiana che ci giustificò ritenendo questi luoghi abbandonati e questi affreschi res nullius, e che lui si era adoperato per salvarli e quindi per recuperarli e non farli svilire nel tempo e nella maceria. Cinquant'anni dopo l'attivismo del giovane De Ruggeri, un altro giovane materano ha riportato a casa un altro pezzo della rifurtiva di allora. La prima volta che l'ho visto era una fotografia in bianco e nero, perché Cuba ci aveva rubato 15 affreschi in totale, ma solo 10 erano tornati a Matera nel 63, ne mancavano 5, e che erano stati dati per distrutti nel tentativo di strappo. Grazie ad alcune indagini che ho svolto con il dottor Sernetz, un allievo tedesco del Kubesch, siamo riusciti a capire, anche intervistando gli assistenti che col Kubesch erano stati qui nel 62 e che sono ancora in vita, che gli affreschi mancanti non erano stati distrutti, ma erano stati nascosti. E quindi abbiamo cercato di recuperare le foto dell'epoca, prima dello strappo, e quindi per la prima volta vidi la foto in bianco e nero di questo santo barbuto. E le ho spedite in Germania ai collezionisti d'arte, galleristi e musei, per dire loro: se avete questi affreschi, sono stati rubati a Matera nella mia città 50 anni fa. Era un'impresa disperata, perché erano passati 50 anni. Eppure un giorno ci chiama un esperto d'arte e ci dice: una famiglia mi ha chiamato per valutare una collezione d'arte di una persona che è venuta a mancare, e gli eredi vogliono sapere il valore dei beni per poterlo dividere. E quindi questo esperto d'arte mi ha detto: davanti a me c'è questo santo vegliardo, questo santo anziano, che tu mi hai detto essere stato rubato a Matera. La famiglia lo restituisce a patto di rimanere anonima. Noi abbiamo consentito, e così a 50 anni di distanza dal furto è tornato un pezzo della mia città qui a Matera. E adesso è esposto qui a Palazzo Lanfranchi assieme agli altri che furono recuperati 50 anni or sono. Quella ruberia inqualificabile è stata paradossalmente però una manna per Matera. Beh, è stata positiva perché innanzitutto ci fu un clamore nazionale, cioè giovani ragazzi dilettanti, cacciatori di grotte che diventano investigatori e colgono, diciamo, immediatamente gli autori del fatto. Il recupero in 90 giorni dalla rifurtiva. E allora la rifurtiva dei beni culturali difficilmente rientrava in Italia. Però fu la denuncia dello stato di abbandono di questo luogo e quindi la necessità che ci fosse un governo di tutela. E questo poi portò in un dibattito parlamentare nel 64 alla costituzione delle soprintendenze autonome della Basilicata. E ci fu anche un grosso dibattito al Senato in cui si parlò anche del furto di questi affreschi. Da poco, per iniziativa della sovrintendente, i volti strappati allora dalle chiese rupestri sono esposti al pubblico a Palazzo Lanfranchi a Matera. Sono loro le vittime sacrificali della rinascita cittadina. Certo, queste opere, questi particolari, più bei particolari di questo furto terribile che nel 62 è stato compiuto, naturalmente sono diventati un'altra cosa, sono diventati dei piccoli quadri, delle opere mobili, e quindi anche l'idea di riallestirli, naturalmente non sarà possibile ricollocarli purtroppo ad oggi nei luoghi dai quali sono stati così barbaramente strappati, perché per portare via questi particolari il professor Kubesch è riuscito a distruggere molto di quello che non ha strappato, perché sono stati degli strappi realizzati così in maniera, diciamo, amatoriale, e quindi hanno coinvolto la superficie intera dell'affresco, degli affreschi che arricchivano le nostre chiese rupestri. Ecco, e quindi questi particolari ormai diventati quadri, piccoli quadri incorniciati, così come sono stati restituiti, giacevano in queste cassettiere. E allora abbiamo pensato di costruire questa piccola esposizione che permette a tutti di conoscere, guardando le opere,
questa storia e anche di avere una ragione in più per andare nei luoghi dai quali questi affreschi sono stati staccati. Insieme a loro naturalmente abbiamo tirato fuori in questa sala, che è una bella sala che introduce al percorso del museo, anche altri affreschi staccati per ragioni conservative, come un tempo si faceva e come da moltissimi anni, da quando la soprintendenza ha preso veramente piede anche in Basilicata, anche a Matera, un tempo si faceva per conservare in luoghi in cui non era possibile intervenire. Fino agli anni 70 si usava talvolta staccare, con però diciamo una tecnica più raffinata, che non andava a distruggere il contesto. Ecco, questo discorso, questa metodologia non viene più assolutamente seguita, utilizzata, però rimangono esempi che devono essere anche questi raccontati, perché non c'è nulla da nascondere, anzi bisogna saper comunicare, perché noi dobbiamo capire, insomma, al giorno d'oggi la tutela che è in capo agli uffici periferici soprattutto del nostro ministero non è più la tutela che si faceva negli anni 60, negli anni 70, no? Al momento in cui la soprintendenza è arrivata anche finalmente in Basilicata. È una tutela diversa che si deve fare insieme, si deve fare soprattutto coinvolgendo in maniera concreta, in maniera viva le comunità, perché sono le singole persone che devono poi impadronirsi del patrimonio, che il patrimonio è un bene comune, appartiene a tutti e tutti devono poterlo curare, quindi devono conoscerne la storia. E davvero la scoperta e la valorizzazione del patrimonio materano è opera dei giovani locali, come è evidente anche in uno dei tesori artistici più attrattivi di Matera, che sta a 14 km fuori dalla città, nella cripta dei Cento Santi o del Peccato Originale, una specie di Cappella Sistina dell'arte rupestre. Un antro roccioso, per secoli luogo di culto di una comunità monastica, gestito oggi con passione e professionalità da una cooperativa di giovani che ne illustrano quotidianamente lo splendore a turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ultimamente si stanno aggiungendo molto i turisti russi e i turisti spagnoli. Il turismo russo, che sicuramente è attirato da quest'arte iconica e che ricorda la Bisanzio, indubbiamente. Qui c'è anche un'interessante rappresentazione del frutto del peccato originale che, a sorpresa, non è una mela. In effetti, la rappresentazione iniziale, iconografica, del frutto del peccato originale è un fico e non una mela. Pochissimi esempi in tutto il mondo sono presenti di questa rarissima rappresentazione e noi a Matera abbiamo l'onore di conservare la più antica in assoluto. La Bibbia in realtà parla solo di frutto e, se dovessimo georeferenziare i luoghi biblici, il Medio Oriente è più plausibile del Trentino. Eppure di altre da Medeva col fico ce n'è pochi, a Otranto, Trani, Monreale e nella Sistina Michelangiolesca. Viceversa, i progenitori con la mela sono in maggioranza. Si vede che l'ufficio stampa della Val di Non nel corso dei secoli ha lavorato bene. E anche nella cripta dei Cento Santi c'è lo zampino dell'inesauribile avvocato De Ruggeri. Come è stato scoperto questo luogo così isolato e lontano dalla città? Beh, innanzitutto la ricerca di questa grotta si insinua all'interno di un alveo culturale molto importante, portato avanti dal Circolo Culturale La Scaletta, che in quegli anni, negli anni 50, costituito da ragazzi, iniziò una vera e propria azione di riscoperta culturale, iniziando a censire le chiese rupestri. Si iniziò studiando le testimonianze scritte e poi delle testimonianze orali di quei pastori, di quei contadini che abitavano questi luoghi e che costituiranno una banca dati davvero importante.
Fu infatti soltanto un pastore che narrò all'avvocato De Ruggeri, uno dei quattro ragazzi che all'epoca si fece promotore della scoperta anche di questa chiesa rupestre, un aneddoto importante che fu decisivo per la scoperta di questo luogo. Questo contadino purtroppo venne a trovare riparo all'interno di questa chiesa rupestre dopo un giorno di pioggia molto insistente e venne con il suo gregge. Il gregge era praticamente all'interno di tutta questa grotta e il contadino andò a posizionarsi nell'abside che è lì in fondo, che è caratterizzata dalla presenza degli arcangeli, l'arcangelo Michele, Gabriele e Raffaele. Ovviamente, come potete immaginare, gli affreschi erano ammalorati da 1300 anni di abbandono, ma soprattutto anche il cielo era plumbeo, quindi non consentì a questo povero contadino di rendersi conto di dove era posizionato, dove era arrivato, entrato. Fu soltanto il giorno dopo che alle prime luci dell'alba, quando aprì i suoi occhi, venne orrendamente spaventato dagli occhi di qualcuno che dal profondo della grotta, ed erano gli occhi dell'arcangelo Michele, lo fissavano, ma lo fissavano con gli occhi, dirà, scacchete. Termine onomatopeico molto importante che ci ricorda un po' questi occhi spalancati, orrendamente fuori dalle orbite e che all'avvocato subito fecero collegare la bellezza e lo stile dell'arte bizantina con questi occhi ieratici, inespressivi e quindi di lì si iniziò poi tutta una serie di domande che consentiranno all'avvocato De Ruggeri e altri quattro ragazzi di poter scoprire questa grotta soltanto dopo un lavoro alacre di ricerca durato circa 6 mesi. Vi ricordo che grazie alla loro azione la nostra città oggi vanta un patrimonio rupestre di più di 150 chiese. Avvocato De Ruggeri, lei nell'ultimo mezzo secolo ha vissuto da protagonista una trasformazione incredibile della sua amata città. Io posso dire ad alta voce di essere un privilegiato, perché ho visto realizzare i miei sogni, e quando uno realizza i suoi sogni ha raggiunto il massimo. Ma amico mio, i sogni sono di coloro che camminano, chi sogna cammina, chi non sogna sta fermo. Noi continuiamo a camminare perché abbiamo capito il magnetismo straordinario di questa città, che ha un magnetismo che affonda nella storia dell'uomo. Qui ci sono 9.000 anni continui di una presenza umana che si è sempre adattata e nell'adattarsi ha sempre costruito nuova storia. Questa è la forza della città. E questa rappresentazione rupestre dell'epoca è il momento alto medievale di questa continuità storica della città.